Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo followers. Buon martedì a tutti voi. Attenzione, dobbiamo parlare di calcio. Occhio perché ieri sera non si è giocata la partita tra l'Atalanta e il Como, giustamente perché la Juve ruba, voi sapete, i poteri del palazzo. Solo le partite che contavano, la Juventus aveva il permesso di giocarle anche quando c'era l'acquazzone, anche quando il campo non era praticabile. Lì sì che i poteri forti della Juve li lasciavano giocare le partite, però ieri sera le squadre normali, vedete, non giocano quando c'è un po' di pioggia. Poi, followers, attenzione, dobbiamo parlare dei cartonati, dobbiamo parlare di tutti i deliri dei giornalai. E poi l'ennesimo esempio di come si usa sempre la parola Juventus per proprio beneficio, per veicolare comunque traffico, per comunque parlare di cose che non hanno niente a che vedere con la Juventus, però viene sempre presa la Juventus come, ragazzi, come veicolo per poter fare i propri interessi. Andremo a vedere di che si tratta. Followers, prima di iniziare la seduta di quest'oggi, vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale, per voi è veramente gratis, ragazzi, basta solo fare clic sul tasto iscriviti, è un gesto veramente facile, a voi non costa nulla. Però, d'altro canto, aiuterete tantissimo la crescita di questo canale. Poi dovete lasciare un like, altrimenti siete tutti dei Tancredi Palmieri che usano uno sgabello per poter fare i servizi in televisione, perché sono alti quanto l'ex direttore tascabile di Rai Sport, alto un metro e niente. Poi adesso parliamo di cose importanti. Attenzione perché è successa una cosa, ragazzi. Voi sapete che io voglio parlare con i cartonati, ragazzi. Scusate, Tancredi Palmieri, ragazzi, purtroppo ci perseguita. Io voglio parlare con Delfino, io voglio sapere se Moncalvo è una persona attendibile. Perché voi avete visto, ragazzi, Moncalvo è una persona attendibile. Colui che dice, la Juve, parla della Juve, Agnelli, i segreti degli Agnelli. Ragazzi, poi giustamente quando si parla di Zang dicono, no, quello sono problemi suoi personali, che lui è stato arrestato. Alla fine non ha niente a che vedere, però, ragazzi, quello dell'eredità di Agnelli sta facendo comunque sviolinare tutti i cartonati sotto al nostro canale, vengono a scrivere delle bargigiate. Io voglio sapere se Moncalvo comunque è attendibile. Ho visto cosa ha detto Moncalvo? Moncalvo che ci ha illuminato, ragazzi, ha acceso la luce. È lui che ha fatto chiarezza su questo fatto che è una Champions League taroccata, ragazzi. È una Champions League falsata dove il PSV di Eindhoven non poteva giocare con la Juve perché comunque hanno il 30% della Philips. No, ragazzi, non si può fare questa cosa. Poi, tra l'altro, grazie a Moncalvo, ragazzi, io non so se avete visto che domenica si è giocata una partita che non si doveva giocare. Meno male che c'è Moncalvo che ci apre gli occhi a tutti, ragazzi. Hanno giocato Milan SP Inter di Milano. Le due squadre, una squadra di Milano che si affronta con la seconda squadra di Milano, che appunto è la Cartolese, e nessuno dice niente. Meno male che c'è Moncalvo che ci apre gli occhi. Sono due squadre, tutte e due di Milano. Qui, ragazzi, c'è un conflitto di interesse evidente. Sono entrambe di Milano. Campionato falsato. Meno male che c'è Moncalvo che ci apre gli occhi. Meno male. Ad ogni modo, followers, io vorrei parlare con voi di quello che sta succedendo nel calcio, perché voi avete visto questo arbitraggio scandaloso che ha subito comunque la Juventus, dove c'è questo retropassaggio. Vedete, DAZN, io ve lo voglio far leggere, per DAZN è un presunto. Vedete, l'episodio che ha fatto discutere di più, il presunto retropassaggio di Oliveira a Caprile. No, era un presunto, alla fine non è. Alla fine sono dei piccoli episodi. Alla fine io vi devo dire una cosa, no? Se domani un calciatore del Napoli prende comunque un bastone e picchia in testa un calciatore della Juve e l'arbitro non lo vede, non fa niente perché la Juve non gioca bene. Ragazzi, se la Juve non gioca bene, se la Juve non segna, questi episodi comunque spariscono. Alla fine non contano. Poi dovete capire che il retropassaggio, il tocco di mano comunque in area di Buongiorno, dove la VAR, o il VAR che dir si vuole, latitanti proprio. Poi avete visto quello che è successo, giustamente il cartellino rosso non dato al calciatore del Piagnapoli, Politano, che fa questo intervento killer ai danni. Se la Juve non gioca bene, questi episodi spariscono, capite? Quindi alla fine la Juve non gioca bene, quindi questi torti arbitrali non sono mai esistiti perché la Juve comunque non gioca bene.
E comunque, followers, dobbiamo dire una cosa, eh? Io vi devo dire un fatto. Avete visto che questi qua della Next Gen comunque hanno fatto l'ennesimo, cioè l'ennesimo problema, no? Perché questi della Next Gen stanno comunque causando tanto disagio in Serie A. Perché avete visto che un calciatore fortissimo da pallone d'oro, colui che aveva fatto una mezza stagione buona, perché? Perché comunque c'era lo scudettino politico che doveva essere assegnato al Napoli. Come De Siervo lo disse, ogni anno deve vincere una squadra diversa e loro a tavolino scelgono ogni anno la squadra che loro decidono che debba vincere lo scudetto. L'anno scorso è stato il turno della Inter di Milano che, nonostante gli aiutini, comunque aveva faticato tantissimo a vincere lo scudetto, mentre invece 2 anni fa avevano deciso che doveva vincere il Napoli lo scudettino politico, e quindi Caccascelli aveva fatto questa stagione comunque da incorniciare perché aveva giocato bene, diciamo la verità. Poi però, quando non c'è lo scudetto pagato a tavolino, Caccascelli non conclude nulla. Eppure, ragazzi, è un calciatore fortissimo che però viene annientato, viene disintegrato, viene polverizzato da un calciatorino, un altro calciatorino, un giocatorino della Next Gen, appunto Savuna. E questi che vengono dalla Next Gen, ragazzi, non si fa, sono delle plusvalenze. C'è questo qua adesso, Savuna, questo calciatore nostro che adesso ha polverizzato uno come Caccascelli. Quanto va? Varrà, vabbè, non è Valentin Carboni, quindi 100 milioni no. Però potrà valere, quelli della Juve valgono poco. Questo che fa una cosa, se fosse stato un calciatore del Napoli, 100 milioni, questo, mettiamo la clausola. No, però è uno della Juve, quanto varrà questo Savuna? 5 milioni, 4 milioni, neanche arriva a 10 milioni. Non si può fare, ragazzi. Non si può, perché la Juve comunque ruba. La Juve ha fatto questa squadra qui, la Next Gen, e sta comunque creando dei calciatori, però non vale. E vedete che si tolgono sempre i sassolini dalle scarpe. E vedete che questa volta tocca comunque a lui, no? A Michele Criscitiello. Avete visto quello che è successo con la Next Gen? Per coloro che non hanno seguito il caso, hanno annullato comunque il volo di ritorno a quelli, ai calciatori della Next Gen, perché comunque una squadra che gioca al nord in Serie C di solito viene messo nel girone A o al massimo nel girone B, per non fare delle trasferte lunghissime. Però siccome stiamo parlando della Juventus, girone C deve fare le trasferte dall'altra parte dell'Italia. Però tutto a posto, perché alla fine è successa la Juventus. Quindi nessuno si lamenta, tutto bene, anzi gli sta bene alla Juve cattivuna che deve fare queste trasferte. Hanno cancellato il volo ai ragazzi della Next Gen e quindi loro comunque sono rimasti fermi, bloccati in aeroporto perché non potevano rientrare. Hanno dormito lì, si vedono queste scene, questa foto dei calciatori che stanno buttati per terra a dormire, eccetera eccetera. Cosa succede, cari followers? Che giustamente parla Michele Criscitiello. Voi sapete che il signor Criscitiello comunque deve vendere click, e il suo lavoro, non importa la Juve, non importa il calcio italiano, non importa che questi ragazzi non abbiano dormito o non o hanno avuto un disagio di volo, no, quello che importa è vendere i click. Lui dice Juventus, questa parola mi piace perché vende i giornali, e deve sputare parole così a caso, al veleno, giusto per offendere la Juve, perché sa che parlando male della Juve si fanno visualizzazioni. E arriva lui, ragazzi, Criscitiello, e ci dice questa cosa. Questa è la fotografia del fallimento delle squadre B. Se sei la Juve e giochi in C, non puoi avere un'organizzazione di Serie C. Fai milioni di plusvalenze grazie alla squadra B. Non puoi permetterti, un charter, andata e ritorno solo 30.000 euro a partita, al sud. Quindi secondo lui è colpa della Juve, perché vedete i calciatori che sono buttati per terra perché stanno aspettando il volo, eccetera, eccetera. È colpa della Juve, non è che è colpa, dici, beh vabbè, comunque qualche problema di organizzazione, qualche problema comunque con l'aeroporto, che adesso andremo a vedere che cosa è successo con il fatto dell'aeroporto. No, è colpa della Juve, perché lui dice, guardate, voi siccome guadagnate un pozzo di soldi con questa roba qua, quindi alla fine è colpa. È come dire che adesso, no, ti viene comunque a trovare in casa, no, giochi per esempio una squadra di serie, dei dilettanti, di serie C o che ne so, una squadra piccolissima, che ne so, l'Avellino, senza nulla offendere, la prima squadra di mia, si gioca
Avellino Real Madrid. Questi vengono ad Avellino, i calciatori vengono presi ammazzate, gli sparano, gli tirano addosso degli oggetti. Ma voi siete il Real Madrid, avete tanti miliardi, perché non siete venuti con le guardie del corpo? Perché non siete venuti con le corazze? Perché non siete venuti? Voi potete comunque sviluppare una tecnologia di magliette antiproiettili. Allora, cioè, che cazzo vuol dire? Ma che cazzo di ragionamento è? Siccome la Juventus adesso fa delle plusvalenze e questa cosa li rode, per loro è come un cetriolone che gli entra nel deretano, adesso lui dice, vabbè, ma la Juve si deve permettere un aereo privato. Quindi secondo lui adesso la Juventus della next gen deve andare in giro con l'aereo privato, perché secondo lui, siccome c'hanno i soldi, quelli dell'aeroporto possono fare che cazzo vogliono, le altre squadre che ricevono la Juve possono manifestare, comunque possono mostrare un degrado di organizzazione solo perché la Juve fa delle plusvalenze a lui, l'iro del... e non è l'unico, perché giustamente tutte le altre squadre possono fare plusvalenze, c'hanno un calciatore, se non ti piace questo calciatore lo prendi e lo vendi. Se tu sei la Juve e hai un calciatore, non puoi vendere nessuno. E come abbiamo visto quest'anno, non si tratta solo del problema di vendere, si tratta pure del problema di comprare. Perché adesso anche la Juve, tutti i calciatori, uno per uno, ogni cazzo di calciatore che abbiamo comprato, ma quello l'hai comprato per aiutare quella squadra, ma quell'altro alla fine hai rubato perché il prezzo non è quello, ma quell'altro sicuramente c'è del marcio sotto, un'operazione finanziaria, tutte queste storielle qua, perché alla fine la Juve non deve vendere, non deve neanche comprare, perché allora gli rodi il culo. Ma andremo a vedere, ragazzi, perché qua il problema non è solo questo. Si tratta che poi ha risposto, giustamente risponde Antonini, il presidente, no? E lui dice, guarda, il problema che è successo a Trapani, ve lo spiego io, no? Lui giustamente fa il bell'uomo, lui fa il ragazzo serio, l'uomo comunque, che si preoccupa, vedete? Lui è questo quello che dice. Mi sento in dovere di chiedere scusa a nome del territorio trapanese alla società sportiva Juventus, la più gloriosa e vincente che ci sia in Italia. Quanti slinguettamenti! Tu dici, oh, ma questo qua sarà un juventino, sarà uno della Juve. Invece si rifà tutto questo popò di dichiarazioni, di cose. Noi andiamo a vedere adesso dove sta il problema. Ve lo dico io. C'è questo articolino, comunque, aeroporto di Virgi, la fuga di Antonini. Praticamente lui era interessato all'acquisto dell'aeroporto, ci sono stati dei problemi politici, lui alla fine ha fatto un passo indietro, i politici hanno fatto un passo indietro, ci sono degli attriti, quindi lui parla della Juventus, chiedo scusa a nome della Juventus, quando alla fine sta facendo i propri porci comodi, solo parole di circostanza per mandare avanti i propri interessi, perché a lui non gliene frega una mazza della Juventus. È l'ennesimo caso che lui fa quello che vuole. Ad ogni modo, followers, prima di chiudere la seduta di quest'oggi, vi volevo far vedere una cosa, ragazzi, perché sono comunque dichiarazioni che lasciano a bocca aperta, perché alla fine ognuno di noi ha la propria opinione, noi rispettiamo l'opinione di tutti, Io vi devo dire una cosa, guardate, c'è questo post di Cerchione. L'ho detto bene, ragazzi, stavo per dire copertone, che mi sbaglio sempre, l'ho azzeccato. Cerchione, lui che comunque è un tifoso del Napoli, dice, comunque McTominay in Juventus-Napoli, potenza, tecnica, tutto quello che vogliamo, mi ha ricordato il primo Pogba, centrocampista totale. Allora, ragazzi, io vi devo dire una cosa, qui dobbiamo rispettare le idee di tutti quanti. Quindi se lui dice che li ricorda Pogba, dobbiamo rispettare la sua idea, anche se io non sono d'accordo, ragazzi. Ha scritto proprio una cosa secondo me, una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra. Perché come fa, cioè uno come Tominino, no? Come li fa a ricordare uno scarso come Pogba? È 100 volte meglio. Ragazzi, io non so se voi avete visto la partita, ma c'è stato in un momento dove gli hanno passato la palla a centrocampo, quelli della Juventus comunque avevano lasciato un buco a centrocampo, quindi lui c'aveva un corridoio avanti, questo qua, palla al piede, ha camminato ed è arrivato quasi al limite dell'area della Juventus. Pogba, che cazzo c'entra? Questo è fortissimo. Oh, un calciatore così, altro che Pogba. Di questo qua proprio a mani basse, pallone d'oro per i prossimi 10 anni.
Ma Forti, ma altro che Pogba. Oh, questo qua ha fatto pure un tiro in porta e l'hanno murato, eh. Ma se andava in porta quel tiro, erano cazzi amari per tutti, eh. Cioè, per dire, ragazzi, per dire. Io rispetto l'idea di Cerchione che dice che li ricorda Pogba, ma qua siamo proprio sui livelli, proprio il triplo meglio di Pogba, eh. Io ve lo volevo dire, ragazzi, quindi attenzione che McTominay, il campionato comunque è bello, è già concluso, alla fine tutti noi giochiamo per il nulla, visto che vincerà il Napoli con le prestazioni di Tominay, questi qua vincono il campionato, Champions League. Ah no, non stanno in Champions League. Ma vabbè, tutto il resto, vinceranno tutto grazie a Tominay. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza. È importante fare l'iscrizione al canale. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un copertù. Yeah.